essere qui per commentare il libro Scienza Connessa. In una recente presentazione di un libro, uno dei relatori è arrivato con la sua copia tutta marcata con post-it gialli in varie posizioni, e li ha mostrati molto orgoglioso dicendo: questo è per farvi vedere che l'ho letto, perché pare che sia un pezzo da rappresentare i libri senza averlo letto. Ecco, io di post-it gialli ce n'ho solo uno in ultima pagina per dimostrarvi che ci sono arrivato. E, ci sono arrivata e l'ho letto tutto d'un fiato, è un bel libro, i contenuti sono interessanti, i temi sono caldi, caldissimi, e il libro è di lettura molto agevole, quindi ve lo consiglio, agevole nonostante i cambiamenti di mano tra i vari saggi, anzi forse è proprio col cambiamento di mano che lo rende ancora più agevole, perché ognuno dei saggi presenta un aspetto diverso, stimola riflessioni diverse e presenta appunto vari punti di vista che si compongono tutti a fare un quadro completo della scienza, dell'impatto delle nuove tecnologie, dei nuovi strumenti di comunicazione, le evoluzioni in atto. Quindi ripeto, estremamente stimolante. Innanzitutto guardiamo appunto la motivazione centrale del libro, la scienza e i social network. Vengono analizzati i fenomeni in atto che ci devono far riflettere. Come è cambiato il modo di fare scienza? Come è cambiato il modo di pubblicare i risultati, di divulgarli tra pari, di renderli accessibili al vasto pubblico? Leggendo il libro mi sono trovata in tanti momenti a riflettere a quello che è successo in questi campi negli ultimi anni, e ovviamente la cosa più facile è rapportare le cose a quella della propria esperienza personale. Indubbiamente per chi come me ha iniziato a fare ricerca ai tempi delle macchine da scrivere e della carta carbone, e che ha festeggiato la macchina da scrivere IBM con la pallina intercambiabile perché facilitava l'inserimento di simboli matematici nel testo, non sfugge la rivoluzione in atto. Forse i più giovani tra di voi sta macchina con la pallina non sanno neanche cos'è, se andate in qualche museo delle tecnologie la trovate, è proprio una pallina sferica che si sfila e aveva tutti i caratteri a bordo, e uno cambiava l'alfabeto, cambiava font, come si dice, cambiando la pallina. Il computer come strumento per comporre testi e la rete per comunicarli, e non solo, ma anche per condividere commenti, per scrivere commenti in modo condiviso, il tutto diventa materiale vivo e dinamico. Questa è la novità in confronto a quelli di tempi. I modi e la velocità di produzione dei testi e comunicazione e discussione sono cambiati in maniera inimmaginabile. A chi è come me che ha iniziato a fare ricerca ai tempi in cui per collaborare con un collega straniero, diciamo un americano, o si andava da lui nella sua università o lo si invitava in Italia per un periodo, non sfugge che ora la discussione scientifica va avanti via web, ci si confronta magari via Skype e si può arrivare a un risultato e a una pubblicazione senza mai essersi incontrati fisicamente. Gli strumenti software di supporto alla ricerca, al lavoro cooperativo, alla comunicazione e sempre e comunque internet nel background e il web hanno fatto il miracolo. A chi come me ha iniziato a fare ricerca ai tempi in cui per studiare lo stato dell'arte in un campo si passavano settimane in biblioteca, e siccome le riviste contenevano risultati ormai vecchi, negli istituti si facevano accordi per scambiarsi spesso a pagamento la letteratura grigia, non sfugge il cambiamento. Ora la letteratura grigia o no è a portata di un click, e con un paio di giornate e anche magari nottate davanti al computer si ricostruisce cosa sta succedendo nel mondo intero su un dato problema. A chi come me ha iniziato a fare ricerca ai tempi in cui per stare nella rete di pari ci si associava ad un'associazione scientifica dove il valore aggiunto principale, quello che da solo giustificava la spesa della quota associativa, era l'elenco dei soci con relativi
che veniva inviato a tutti i soci ogni anno per poter mandare in giro il reprint dei tuoi articoli o spedire la famosa cartolina per richiedere ad altri soci il reprint del loro ultimo articolo, segno di interesse, segno di devozione. Così si faceva reggere. Sembra che io stia raccontando la storia dell'uomo delle caverne, invece stiamo parlando di pochi anni fa, o di pochi lustri fa. Gli strumenti che abbiamo a disposizione ora stanno rivoluzionando il modo di fare la scienza, di comunicarla, di relazionarsi ai propri pari e di relazionarsi al grande pubblico, e stanno accelerando tutti i processi di comunicazione. Stanno mettendo in discussione tutti i modelli economici legati al grande mercato della comunicazione scientifica. La pubblicazione o anche solo la comunicazione digitale libere fanno vacillare il mercato dei grandi editori che devono inventarsi nuovi servizi per giustificare i prezzi e sorsi delle loro opere, abbonamenti per le loro riviste. Tutte queste innovazioni sono analizzate nel libro e diventano oggetto di riflessione. Forse un elemento in più si può aggiungere a questa riflessione: la presenza di strumenti di comunicazione estremamente efficaci ha fatto sì che la quantità di informazione scientifica prodotta e comunicata sia aumentata a dismisura. Sono proliferate le riviste e i convegni con i loro atti, archival o meno, spesso si distingue, gli atti sono materiale d'archivio o meno, ma ora di fatto tutto è archival nel grande archivio del web. È aumentato in maniera iperbolica, aumentando questi luoghi di comunicazione scientifica, riviste convegni, congressi, è aumentato in maniera iperbolica il lavoro di peer review, abbassando di conseguenza la qualità del medesimo. Purtroppo le revisioni vengono affidate per lo più a studenti di dottorato che, se non seguiti opportunamente, possono anche fare un pessimo lavoro. Si sta quindi arrivando a un inquinamento dell'ecosistema in cui districarsi tra risultati e valutarne la qualità richiederà sempre di più capacità e spirito critico. Cambieranno i mestieri? Stanno già cambiando. Quello dello scienziato, quello del tecnologo, quello del giornalista, comunicatore scientifico. Mi ha colpito nel libro la preoccupazione che emerge in uno dei saggi per il rischio di sparizione del giornalista scientifico, mestiere nuovo in Italia e in passato molto mal praticato, recentemente invece con molti esempi di buon livello. Io non credo che ci sia da temere. Lo scienziato spesso non ama o non sa divulgare, neanche tra pari, tanto meno ama o riesce a rendere fruibili al vasto pubblico i suoi risultati. Di qui il ruolo di crescente importanza del giornalista divulgatore scientifico. Riflettendo sugli effetti di accelerazione legati alla scienza connessa, ci si aspetta un altro effetto positivo. La condivisione dei contenuti sul web consente anche di abbassare le barriere d'accesso alla scienza. Oggi la scienza è a disposizione di chiunque possa accedere al web, e non solo di studiosi e studenti, rendendo la conoscenza in qualche maniera più democratica, più accessibile, più equa. Portare la scienza al grande pubblico significa colmare il divario tra il grande pubblico e il mondo scientifico e tecnologico, fenomeno che favorirebbe non poco l'innovazione e contribuirebbe a un risveglio anche economico del nostro paese. Portare la scienza al grande pubblico significa anche, secondo me, colmare il divario tra umanesimo da una parte e scienza e tecnologia dall'altra. Divario particolarmente marcato in Italia, dove nessuno si azzarderebbe a dire che non capisce niente di Dante o Marx.
prima in senso stretto, lettura e scrittura di testi, e poi analfabetismo informatico e analfabetismo internautico in questo caso. E per tutti questi tipi di analfabetismo, purtroppo presenti in maniera molto significativa, con percentuali che anche qui fanno riflettere un poco, per tutti questi mutano davvero interventi urgenti di formazione dei più giovani, di formazione degli adulti, perché possano diventare fruitori attenti e critici della grande messe di informazioni e delle grandi possibilità che hanno a portata di mano, o meglio, che avrebbero a portata di mano se solo potessero. Quindi, bel libro, molto stimolante. Complimenti agli autori per l'ottimo lavoro, per le analisi molto lucide, e complimenti a Stefano Belluto, regista pur senza voce di questa gradevole lettura. Grazie. Grazie molto Gigina, davvero, per le tue parole e per una lettura così articolata del nostro libro. Questo libro, tra l'altro, nasce dall'unione di diversi autori che hanno tutti partecipato in tempi diversi ad alcune conferenze. Non sono gli atti di un convegno, perché ognuno di questi autori ha scritto un libro, un saggio ex novo. E come tu stessa dici, è difficile stare sull'attualità in questo argomento. Quindi non ci abbiamo rinunciato in partenza, perché qualunque cosa tu scriva diventa vecchia un quarto d'ora dopo che l'hai scritta. Anche quei dati che tu hai citato sono dati già vecchi, leggermente migliorati, ma non di tanto. Il digital divide si unisce per il nostro paese, purtroppo, a un cultural divide, è una scientific divide. Se guardiamo i dati OCSE, per tutto quello che concerne la scienza e la tecnologia, soprattutto dal punto di vista di impegno politico nelle spese e di attenzione politica alla coltivazione delle persone, dei talenti in questo riguardo, sono sconfortanti, altrettanto come quelli che hai citato tu, e spesso non siamo nemmeno quint'ultimi, siamo penultimi quando ci va bene. Più di così non ce la faccio, e do la parola ringraziandoti molto a Roberta Bartolini. Grazie, ho trovato un equilibrio con questa nuova tecnologia che si chiama occhiali, per me nuovissima. Allora, io ho letto il libro dalla mia prospettiva, che è quella di una sociologa della comunicazione e soprattutto della cultura, che però vive in un ambiente che è l'Università di Urbino, in particolare in un laboratorio circondata da maschi, prevalentemente ricercatori maschi, molto esperti di nuove tecnologie, però ci troviamo capodonna anche, quindi in realtà. Quindi ha una prospettiva abbastanza, non è strettamente in realtà il mio tema di ricerca privilegiato, però sicuramente è il tema di cui più mi sono stata circondata negli ultimi 10 anni del mio lavoro di ricerca. Quindi ho cercato di trovare un filo rosso anche attraverso appunto tutti questi contributi che ruotavano intorno a questi due poli. Da un lato l'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, in particolare le nuove frontiere rappresentate sia da quello che è stato chiamato in modo più o meno retorico a volte web 2.0 o i media sociali, dove appunto il carattere di essere sociali è legato soprattutto alle grandissime possibilità di partecipazione fondamentalmente da parte degli utenti, e sia in termini di costruzione di contenuti, ma soprattutto, che è la cosa che è molto importante nel nostro caso, è quella di costruzione di relazioni. No, quindi di attivazione non soltanto di conoscenze, di saperi, ma anche appunto di capacità di mettere in rete e costruire veri e propri network. Quindi da un lato noi abbiamo questa grande rivoluzione in qualche modo nel campo della comunicazione dei media, e dall'altro la scienza, con tutte le sue pratiche, i suoi protocolli, le sue gerarchie anche, no, se vogliamo. Allora, io ho trovato che il libro riesce a ricostruire una relazione tra, tra i media sociali in generale, i social network, e la scienza, che non è una relazione lineare
e mi sembra già un ottimo risultato. Cioè c'è la consapevolezza, più o meno diciamo esce in modo differenziato nei diversi saggi, che non è sufficiente, no? Un'evoluzione appunto della rete e dei media verso una maggiore partecipazione, collaborazione eccetera, che è appunto la rivoluzione del web 2.0, e una traduzione diretta, immediata, no? Appunto lineare, nelle pratiche degli scienziati e dei ricercatori, sia in termini di comunicazione che di costruzione del sapere. Perché appunto, questa è una cosa che diciamo, gli studiosi dei media ben mettono sempre in evidenza, internet appunto è un luogo molto diversificato al suo interno, che è costituito in realtà da ambienti sociali molto differenti, ogni piattaforma ha una sua architettura e delle sue regole, delle sue logiche, no? Che sono specifiche, differenziate. Quindi, diciamo, e soprattutto diciamo, anche quando si fanno dei discorsi molto generali sull'attuale stagione della rete, si pensa appunto ad un ambiente magari più generalista, mentre quelle che possono essere i bisogni o le stanze della ricerca sono differenti. Quindi diciamo, sicuramente dal libro emerge come ci sono una serie di potenzialità positive che in generale, no, la diffusione del web 2.0 può sostenere, ma che non necessariamente questo si traduce in una concretizzazione di una vera scienza 2.0, che appunto esiste, ha già alcune sue piccole, no, pratiche già più o meno in qualche modo formalizzate, tanto che appunto, un autore riesce a fare anche una piccola classificazione, no, delle nuove frontiere di questa scienza 2.0 connessa, però ancora molto, diciamo, credo ci sia da fare. Io mi sono segnata quindi alcune delle possibilità, dei vantaggi che in qualche modo sono collegati a questa evoluzione della rete, che è quella appunto di una cultura diffusa che appunto lo stesso De Mauro legge come un tratto positivo, cioè c'è un rischio di analfabetismo di ritorno, che segnano, diciamo, testimoni, però allo stesso tempo, no, questa crescente alfabetizzazione alla rete, e che appunto è arretrata perché siamo al di sotto di medie europee, anche se in miglioramento, però può essere letto come un segnale positivo, no? E questa è una delle cose che mi ha colpito molto del saggio di De Mauro, no? Riuscire a vedere comunque un autoinvestimento forse, no? Anche nel capitale umano, che anche in contesti istituzionali in cui non si investe troppo, no? sulla conoscenza, sul sapere, sulla dignità appunto individuale, però ci sono appunto dei percorsi anche di autoattivazione. Poi appunto ci sono comunque alcuni ambienti nei media sociali che offrono delle architetture di collaborazione che possono essere messe in valorizzate dalla scienza e dai ricercatori, anche se non sono necessariamente pensate per loro. Per cui è vero che ci sono delle piattaforme specifiche, no, costruite a volte dagli stessi ricercatori, ma è anche vero che i ricercatori, questa è una esperienza personale, a volte adattano, no, piattaforme anche molto generaliste, addirittura Facebook oppure in passato, no, per rispondere a, diciamo, bisogni di messa in rete di conoscenze, di costruzione, diciamo, di progress, di un sapere che è necessariamente collaborativo, e anche di pubblicizzazione, di divulgazione di risultati con, diciamo, per esempio attraverso i blog, che abbiamo cercato di fare diverse volte sui progetti di ricerca che credevamo potessero essere di interesse anche pubblici, diciamo, di nicchia, però abbastanza vasti, no? Per esempio sull'infertilità, diciamo, dove ci sono dei pubblici a volte, no, di non esperti, che forse sono più interessati, no, anche alla comunicazione dei risultati della ricerca degli stessi colleghi, perché ci sono per esempio in alcuni casi vissuti, no, problemi esistenziali, scelte di vita che sono fortemente messe in campo. Quindi diciamo ci sono già una semplice evoluzione generalista anche della rete dei media sociali, può essere in qualche modo, no, un segnale positivo per l'evoluzione di una scienza 2.0. Ci sono alcuni problemi, secondo me, che il libro attraverso diversi autori già mette in luce, e alcuni vecchi problemi legati un po' alla ricerca e alla scienza. Allora, un problema che è stato messo già in evidenza nel saggio, diciamo, di Valente, Cerbana e Sveva, e nel momento in cui appunto è stato chiesto a questi utenti, no, che maggiormente sono presenti in rete, e cosa pensano dell'informazione e della scienza, no? E se
sono soddisfatti fondamentalmente di quanto viene divulgato e su che cosa avrebbero maggiori, diciamo, che cosa vorrebbero essere maggiormente affermati in relazione alla scienza. E in generale esce un quadro, no, di utenti insoddisfatti, però poi magari gli autori possono intervenire se possono per spiegare meglio questo punto. Mi è parso di capire che quello che magari è di maggiore interesse per i ricercatori, cioè la diffusione della novità della ricerca scientifica, quindi di vedere, diciamo, salti qualitativi nella conoscenza, sono le cose che meno interessano, per esempio i pubblici. Quindi lì ci potrebbe essere, no, potenzialmente una possibilità di raggiungere il vostro pubblico comunicando i risultati delle scoperte scientifiche, diciamo, dei miglioramenti conquistati dalla ricerca, però c'è un minore interesse di pubblici che possono essere interessati a sapere quali sarebbero le ricadute poi, no, delle scoperte tecniche scientifiche sulla qualità della loro vita, in termini se di rischi che di benefici. Quindi qui ci sono anche magari interessi che la comunicazione della scienza conosce meglio di me e che dovrebbe cercare di affrontare. Poi il libro tocca anche alcuni problemi abbastanza, credo, importanti, che forse non sono, che sicuramente non saranno risolti dall'evoluzione del web 2.0, dei media sociali, ma che comunque questa rivoluzione della comunicazione in qualche modo tocca. In questo caso la tecnologia della comunicazione in qualche modo costringe poi dei sistemi che hanno già le loro regole molto consolidate a mettersi in discussione. Un tema, un rapporto che in qualche modo credo che sia interessante osservare è quello tra la scienza e il mercato, che è valido ovviamente dove ci sono scoperte scientifiche che hanno delle ricadute più evidenti, che non è il caso della sociologia, ma delle scienze. Però diciamo un rapporto che in realtà interessa moltissimo tutti e anche i sociologi, perché per esempio, diciamo, per chiunque scriva, diciamo, pubblichi, è una cosa ormai nota che pubblicare una rivista open access è un grandissimo vantaggio dal punto di vista della propria notorietà, quindi poi della ricaduta, dell'impact factor, eccetera, perché appunto la ricerca scientifica può circolare liberamente, più facilmente accessibile, quindi si provocano anche dei strani effetti, diciamo, un po' perversi, per cui, no, il luogo dove si pubblica, indipendentemente dalla qualità di quello che viene pubblicato, proprio fa la differenza in termini di impatto, di visibilità, ma anche di valutazione della ricerca, del ricercatore. Quindi, diciamo, le tecnologie, diciamo, questi nuovi ambienti dove i ricercatori possono pubblicare, no, scambiare le loro pubblicazioni, i loro risultati in modo più libero, possono in qualche modo scardinare un rapporto consolidato anche in questo mercato politico delle pubblicazioni. Un altro tema che viene messo in campo è quello del rapporto tra la scienza e il potere, cioè la legittimazione poi dei risultati della ricerca, e un altro ancora appunto il rapporto tra la scienza e la divulgazione, che in qualche modo si collega a quello che dicevo prima, poi della connessione con gli interessi poi dei pubblici più vasti. L'ultimo punto che mi sono segnata, che ho trovato, diciamo, tutto il volume in qualche modo riflette, no, su questo rapporto tra i nuovi media e le nuove assetti della ricerca scientifica. C'è poi un altro contributo che in un modo eccentrico invece sposta l'attenzione e ci fa vedere come, in modo anche un po' metaforico, i social network possono essere un luogo dove gli scienziati, i ricercatori, possono osservarsi, in qualche modo trovare una loro immagine, sia del loro modo di costruire quei mondi che costruiscono attraverso la ricerca. I social network sono in qualche modo, no, un'immagine, se volete, del ricercatore, del suo mondo, un'immagine della scienza e del suo mondo, cioè del mondo che la scienza costruisce, e costruisce anche attraverso appunto le relazioni che mette in campo, no, tra i ricercatori. E, diciamo che l'analisi delle immagini, dei network, che molte piattaforme, no, consentono di restituire, è già abbastanza sviluppata, a volte non ci si capisce niente, sono immagini complesse, difficilmente, diciamo, poi razionalizzabili. Però in qualche modo noi vediamo come i social network possono essere, no, delle esteriorizzazioni visibili di un modo di strutturarsi anche degli ricercatori, attraverso, a parte che sono abbastanza note, no, delle ricerche fatte sul sistema delle citazioni, che è una
altro modo in cui poi il network dei ricercatori veniva in qualche modo sterilizzato, si rendeva visibile. Credo che oggi queste immagini possono anche essere utili per i ricercatori per riflettere, no, sul loro mondo, sul modo che costruiscono, sulle immagini di sé, in qualche modo attraverso i network che sterilizzano. Mm-hmm. Discorso complesso, ma da dirvi grazie comunque per la risposta. Roberta, in effetti quello che abbiamo voluto con questo volume è proprio avere un taglio per consentire una lettura del tipo di quello che hai fatto tu, che potesse appunto essere su questo argomento che si presta a una lettura a più velocità, vorrei dire, o a più ottiche, proprio consentire per comprendere come diversi livelli di complessità e diversi livelli di accessibilità da una parte e di resa dall'altra siano possibili, e quindi diciamo dalla lettura di De Mauro fino a quelli degli altri autori che con varie ottiche sono riusciti a darci una diversa visione della scienza connessa e una diversa lettura di che cosa questo fenomeno stia, come stia avvenendo e cosa voglia dire esattamente quello che e ti ringrazio molto per averlo fatto, perché quando uno sente parlare di un libro che ha curato e in parte ha scritto, scopre sempre delle cose che non si aspettava di trovare, e attraverso la tua relazione anche con la Giorgia ho scoperto diverse cose. Non so se Adriana o Loredana vogliono in qualche modo intervenire, visto che sono state citate da Roberta a questo riguardo, adesso o dopo. Il microfono è aperto. Non ho proprio degli occhiali, però quei dati non li vedo, però mi ricordo, avendoli cercati, da leggere quando, che un aspetto anche secondo me molto importante che fa parte proprio di quello, diciamo, la cultura anche, no? L'innovazione era la parte legata alla visione anche del copyright, giustamente accennavi alla questione dell'open access, no? Una questione importantissima e delicatissima, e a fianco a questa che forse è una questione un po' più per scienziati, per esperti, no? Ci si pone il problema dell'open access in certi ambiti. Viceversa abbiamo visto che, e quelli erano dati, li abbiamo unito, fatto una sintesi di una funzione un po' di osservatorio che si è svolta nel raggio di 3 anni, no? E fin dall'inizio abbiamo colto, quindi già 3 anni fa, come ci fosse un grande interesse, solo diciamo le persone più anziane non si sono pronunciate sulla questione dell'apertura dell'apertura non soltanto della rivista scientifica, diciamo, del contenuto scientifico, ma anche proprio di qualunque contenuto su rete. Quindi quando abbiamo chiesto e posto, e questo ci ha molto interessato e anche incuriosito, quando abbiamo chiesto come, diciamo, ci si ponesse ai giovani interessati più o meno dai 16 anni in su, devo dire che diciamo, pur salvaguardando, pur essendo un po', diciamo, tutti a tutela comunque del diritto d'autore, così come si era andato realizzando, che per sui suoi casi non veniva messo in discussione, comunque c'è una grandissima interesse e consenso verso una maggiore apertura che la rete poteva dare, verso una maggiore apertura, quindi per un discorso di programmi, informazioni di vario genere, purché, e questo è uno dei punti anche veniva, con una grossa attenzione venisse valorizzata comunque il diritto, diciamo, non tanto patrimoniale, però il fatto che si venisse, esatto, la paternità, che si venisse riconosciuti come autore. Quindi questo è un elemento che ci ha interessato. Un'altra cosa con cui parlavamo di Fabio Zucchero era la questione di genere, che abbiamo sempre attenzione di curare, insomma, nelle nostre indagini, non sempre facciamo lavori specifici sul genere, però sempre tra i vari aspetti e le varie variabili, quella di genere in un senso o nell'altro la consideriamo. E qui abbiamo avuto modo di vedere come ovviamente giustamente ci sia una differenza che è anche
anche più rimarcabili, no, di genere nell'uso delle tecnologie, però come questa tendenza sia fortemente, diciamo, scende fortemente all'avanzare dell'età. Diciamo, sto dicendo una cosa di Laparisiano, però l'abbiamo visto sui dati, abbiamo visto che le nipoti in buona misura, diciamo, fanno vendetta, diciamo, del passato delle loro nonne, e dunque, diciamo, anche questo è stato un dato interessante. Nelle varie indagini questo aspetto, diciamo, del genere è un aspetto importante. Per quanto riguarda la scienza abbiamo sempre avuto modo di vedere come, anche se con un rapporto più ambivalente rispetto alla tecnologia, rispetto alle applicazioni tecnologiche nella società, però l'interesse poi della scienza, che non è obbedienza ma fiducia nel punto di vista degli scienziati, cioè, che l'abbiamo sempre trovato a livello femminile, quindi questa è una cosa che teniamo sempre a rimarcare. Ecco, giusto queste piccole note, grazie. Grazie molto, Adriana. E adesso, visto che siamo in quota rosa prevalenti, diamo la parola alla quota azzurra di questo tavolo, Pietro Greco. Bene, io ringrazio Beva per tanti motivi, ma soprattutto per aver realizzato un libro che riguardasse la scienza complessa. Non è un tema che è affrontato da molti, è un tema nuovo che però coglie un cambiamento, a mio avviso, esagero, come fanno i soliti giornalisti, epocale, cioè, scusate. Però il cambiamento c'è. Ogni volta, a ben vedere, che nuovi strumenti di comunicazione hanno reso possibili connessioni inedite, e beh, c'è stato un salto quantico nel pensiero umano. E la prima volta, diciamo, l'invenzione dell'alfabeto, della scrittura, c'era un altro un po' Platone, questo rapporto che è stato affrontato da uno degli autori tra apocalittici e non integrali, ma apocalittici e connessi, ci parlava sostanzialmente dei timori del faraone Tammuz quando il dio Tot gli presenta la sua invenzione dell'alfabeto. E Tammuz diceva, beh, la gente così perderà la memoria perché non avrà più bisogno di ricordarlo, e quindi immaginava un futuro, diciamo, appunto, diciamo, era piuttosto da pessimista. E ovviamente, diciamo, indubbiamente l'alfabeto, l'invenzione dell'alfabeto ha rimodellato un po' la società, anche in termini di potere, voglio dire, di sapere scrivere, chi ha acquisito la capacità di scrittura ha acquisito tukur, il potere nella società egiziana. Ma insomma, grazie alla scrittura poi gli uomini non hanno solo perduto la memoria, hanno poi acquisito una grande capacità di avere una memoria a parte, diciamo, e quindi di aumentare la propria capacità di memoria, e soprattutto di aumentare la connessione tra le varie memorie, che rende culturalmente molto più ricco il pensiero, la capacità di pensiero dell'uomo. È la seconda volta in cui la connessione ha determinato un salto quantico, a mio avviso, è stato proprio nel 600, e riguarda proprio la scienza. Ebbene, la scienza, gli scienziati non sono nati nel 600, c'era gente che faceva anche in Europa, l'ultimo dei continenti connessi, appunto, ad aver esperito la scienza. Gli scienziati in Europa sono apparsi più tardi che in altre parti del mondo, questo tendiamo a dimenticare noi europei, ma siamo stati l'ultimo continente del mondo ad aver acquisito la scienza. Perché l'abbiamo acquisita? Cioè, quando l'abbiamo acquisita? Sostanzialmente nel 600. Ma perché? Non perché prima non ci fossero scienziati naturali, ce ne erano nel 200, nel 300, nel 400, nel 500. Nel 600 c'è stato un salto quantico. Il salto quantico è dovuto da un lato alla diffusione enorme del libro, nuovo strumento di prostampato, nuovo strumento di comunicazione che ha reso possibile, appunto, la diffusione in tempi quasi reali del pensiero in tutta Europa. Ma soprattutto, questo molti lo dimenticano, ma soprattutto in un altro mezzo di comunicazione di massa, allora, che era il sistema postale. La possibilità di spedire lettere dappertutto in Europa, come facevano gli scienziati più avveduti, dalle Galileo a quelli della Royal Society, di affidarsi alla posta reale, che è una sorta di posta veloce, non so come si chiama adesso, la posta che noi inviamo, ecco, c'è, cioè, una posta. Ecco, questo sistema ha reso possibile la creazione della comunità scientifica. Soltanto la creazione della comunità scientifica ha consentito la nascita della scienza come la vediamo oggi.
altrimenti ne avremmo avuto dei singoli personaggi che certamente facevano scienza, ma facevano attività scientifica, osservavano la natura, ma non facevano la scienza che facciamo, che si fa oggi. Bene, oggi assistiamo, a mio avviso, con la connessione elettronica ad un nuovo salto quantico, a un nuovo modo di fare scienza, e da questo libro emerge in maniera abbastanza chiara un nuovo modo di fare scienza che connette, è già stato ricordato prima, che connette fra di loro e rende possibili cose che non erano possibili solo 50 anni fa. Non era possibile 50 anni fa avere un gruppo di ricerca che lavorava in maniera delocalizzata. Quindi necessariamente c'erano comunità nazionali di scienziati. E sebbene la scienza avesse questa vocazione universalistica, esistevano le comunità nazionali, ovviamente. E oggi è diverso, diciamo, oggi si misura il tasso di internazionalizzazione della ricerca in ogni paese. Noi siamo un po' indietro con gli interessi, diciamo, rispetto ad altri, come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania. Gli Stati Uniti fanno un mondo qualsiasi, quindi sono meno internazionali dei nostri scienziati o di altri. Però questa internazionalizzazione della ricerca scientifica è resa possibile solo perché esiste questo strumento, cioè, semplicemente non sarebbe possibile. Tanto più che anche questo si tende a dimenticare, che oggi vivono sul pianeta più scienziati della somma di tutti gli scienziati che sono vissuti nell'epoca precedente. Tanto per fare dei numeri, oggi ci sono 7 milioni di scienziati, più o meno, non so quando siano affidabili con numeri, però il numero di grandezza è questo, circa 7 milioni di ricercatori, adesso sono anche diffusi un po' in tutto il pianeta, la maggioranza ormai è in Asia, per la prima volta da qualche anno a questa parte la maggioranza non è più negli Stati Uniti, non è più in Europa, ma è in Cina, oggi la Cina ha la comunità scientifica più numerosa, e alla fine dell'Ottocento erano 70-80.000 tutti i ricercatori del mondo, e quindi sono aumentati 100 volte, perché sono potute aumentare anche le riviste scientifiche e gli articoli scientifici. E ovviamente queste persone sono molto più connesse di un tempo, e quindi allora, cioè 100 anni fa erano di meno e meno connessi, adesso sono molto di più e molto più connessi. Chi si occupa di fisica della complessità sa che siamo in presenza di un sistema dinamico nuovo, quindi con delle proprietà emergenti di cui magari non ci accorgiamo, ma che certamente stanno maturando. Quindi, primo passo, aver scelto questo tema, la scienza connessa, che è un elemento caratterizzante della scienza oggi, io penso sia una grande intuizione, dimostra una grande intuizione. La seconda evidenza che volevo mettere riguarda proprio il vostro intervento, il tuo, quello delle tue coautrici nel vostro saggio, in cui mettete molto bene in evidenza come questa tecnologia sia una delle tecnologie che ha una percezione del grande pubblico più di favore che di sfavore. Si colgono più le opportunità che non i rischi, a dispetto, diciamo, sempre degli apocalittici. E in verità le opportunità che offre questa tecnologia sono davvero grandi, soprattutto lo dico per me che sono un immigrato digitale. Ricordo ancora, io vengo dal paleolitico della comunicazione della scienza, quando io ho cominciato questo lavoro c'erano alcune persone che ancora lavoravano con delle stranissime macchine, si chiamavano macchine da scrivere, che ci battevano su dei tasti, erano disposti in maniera bizzarra, diciamo, su una tastiera, poi c'era un nastro che scorreva, e tu scrivevi una parola e mica la potevi correggere seduta stante, era tutto da cancellare. Era una fatica scrivere, adesso tu puoi scrivere. Io ho provato, diciamo, ogni tanto a scrivere a mano o con la macchina da scrivere, o anche con la macchina che non è una. E semplicemente non ci riesco più, non so più scrivere, oggi si scrive in modo diverso. Tra l'altro mentre venivo in treno, arrivando in ritardo, si suore dalle mie parti, diciamo, ma io ero connesso, ho scritto un articolo, mi sono guardato le cose su internet, e quando ho cominciato sempre dal Giurassico, questo era semplicemente impossibile, non è che potevi stare sul treno a scrivere ad essere connesso, poi arrivare in redazione oppure telefonare e mandare una, io i primi articoli li mandavo per posta, addirittura fine di là, oppure le notizie sul metodo su Science io le leggevo una settimana dopo che erano uscite in Inghilterra, esattamente come succedeva alla fine del 600, addirittura arrivava le Philosophical Transactions, arrivavano in tutto
universo comunicativo sostanzialmente da un punto di vista della comunicazione della scienza e soprattutto dell'acquisizione delle notizie originali come sostanzialmente nel 600. Quindi rischi e opportunità. Rischi e opportunità sono enormi, tenendo conto che l'universo cognitivo, anche grazie a questo, non solo, ma anche grazie a questa tecnologia, sta cambiando. È un esempio. 30 anni fa in Corea del Sud, tanto per fare un esempio di un paese, le persone laureate non arrivavano al 10% della popolazione. Oggi le persone che hanno una laurea nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni raggiungono il 63%. Ora proviamo a fare una proiezione. La stessa cosa, un po' di meno, succede in Canada, in Giappone, in Russia. Diciamo, facciamo una proiezione da qui a 30 anni. No? In questi 30 anni avranno 60% di età, diciamo, e io non ci sarò più, diciamo, almeno in maniera attiva, non so, spero almeno fisicamente di riuscire a resistere, ma in maniera attiva, quindi sarò fuori dal mondo del lavoro, ma certamente nel mondo del lavoro avremo che 2/3 della popolazione in una certa parte del mondo, piuttosto grande, in aumento, saranno laureati, cioè avranno 20-22 anni di studio alle spalle. E noi nella fascia di età tra i 25-34 anni abbiamo un numero di laureati che sfiora e non arriva al 20%, che è esattamente più o meno quel 20% di cui parla di persone veramente alfabetizzate, cioè in grado di leggere un articolo in giornale, una ricetta o gli ingredienti di una confezione di medicinali, di navigare su internet, sono un 20%, diciamo, sostanzialmente di età. Più o meno sono quel 20% di laureati nelle fasce giovanili più qualche vecchia, cioè, se è riuscito a laureare prima. Bene, è chiaro che noi, se resteremo in questa situazione, e qualcuno vuole restare in questa situazione, tant'è che ha detto, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, ha detto più volte che in Italia sono troppi laureati, quindi il 20% è un po' di morire. Ecco, vivremo in un universo cognitivo completamente separato, vivremo sconnessi non solo dalla scienza, ma proprio dalla cultura, cioè dalla... Quindi faremo parte di quei nuovi paesi, non negli ultimi 5 nei 27 dell'Unione, ma negli ultimi 5 del mondo. Anche questa sembra una buttata, però passando ad altro, diciamo, se noi immaginiamo questo tasso di internazionalizzazione, questa connessione che è anche fisica, no? Anche nel mondo della scienza c'è questa connessione fisica che vuole che molte persone da un paese vadano a studiare in un altro paese, poi fare ricerca in un altro paese, magari poi ritorna, cioè quindi uno scambio internazionale. Ebbene, negli scambi internazionali noi in uscita abbiamo una quantità di persone laureate che escono che è esattamente uguale, anzi forse addirittura inferiore a quella di altri paesi uguali a noi in Europa, ai francesi, alla Gran Bretagna, ai tedeschi. Questi viaggiano, hanno fuori il 20% più o meno dei laureati in materia scientifica in Gran Bretagna, va via, addirittura il 35% in Irlanda, in Italia un po' meno, non arriviamo al 13-14%, quindi non è vero che c'è una fuga dei cervelli, è una buttata giornalistica, un'invenzione dei giornali. Quello che c'è davvero è che nessun cervello straniero viene da noi, questo è il problema, ma non solo nessun cervello straniero viene da noi, noi facciamo di tutto una volta che è arrivato per cacciarlo via. E questo che succede? Che esistono al mondo, secondo un'indagine della Fondazione De Benedetti, succede che al mondo ci sono 4 paesi che hanno politiche attive contro l'arrivo dei cervelli, cioè che in maniera sistematica li respingono alla frontiera. E poi c'è un 5° paese che non in maniera pianificata, ma in maniera reale li respinge. Il 5° paese, ma non dell'Unione, del mondo, siamo noi. È chiaro che se noi non ci colleghiamo all'internet, non vogliamo i laureati, non vogliamo neanche che arrivino i cervelli stranieri nel nostro paese, ancora una volta rischiamo la sconnessione. Allora quella grande opportunità che si ha per gran parte dell'umanità, ahimè, se le cose non cambiano in questo paese, rischia, malgrado l'ottimismo di De Mauro, diciamo io, ovviamente apprezzo che qui rivedrò queste mie posizioni, il mio pessimismo rispetto a questo paese è molto grande. Ho già parlato troppo, però volevo dire due cose semplicemente sui media. Enrico Vitrelli ci ha parlato sostanzialmente del rischio di scomparsa dei giornalisti, questo non farebbe che caso. No, nessuno
nessuno se ne dovrebbe più di tanto, ma e tuttavia diciamo io non penso che sia vero, nel senso che non penso che sia scontato. Certamente l'irruzione del web sta scombussolando la comunicazione, lo sta scombussolando e però sta aprendo degli scenari che non sono già chiusi, sono completamente aperti, perché quello che sta succedendo è che molta gente si sta trasferendo, molti utenti si stanno trasferendo da alcuni grandi media, per esempio dalla carta stampata, per esempio dalla televisione, al web. E il web è la fonte, diciamo non la prima fonte, cioè quella alla quale ti esponi in maniera passiva, no, è quando io voglio cercare in maniera attiva, quando io sono un ricercatore attivo di informazioni, una volta mi leggevo ai libri, diciamo, invece che guardare la televisione come prima battuta, però quando volevo approfondire andavo in biblioteca a consultare i libri. Adesso la gente va su in rete. In America è più avanzata questa tendenza, in Europa meno. Quindi questo sta sottraendo un certo numero di lettori alla carta stampata, ai quotidiani, alle riviste, questo si sta assolutamente verificando. Che cosa non si sta verificando? È che questa, un analogo trapasso, un analogo passaggio, un'analoga transizione non si sta verificando con le risorse economiche che sono i media generali classici, sostanzialmente ormai, e quelle pubblicitarie sono tutte. Cioè la quantità di pubblicità che c'è sui quotidiani o in televisione non si sta trasferendo in toto. E quindi questo significa che i comunicatori professionali non hanno le risorse per rimanere professionali. Cioè, ora, da questo punto di vista, allora le cose sono due o tre, diciamo sostanzialmente. È chiaro che minoranze organizzate e molto attive culturalmente, come gli scienziati, non ne sentono più di tanto, anzi, colgono tutte le opportunità che il mezzo offre e quindi cominciano a fare comunicazione pubblica in maniera sempre più importante, non solo perché te lo consente il mezzo, ma perché ti impone la professione oggi. Oggi se non fai comunicazione al grande pubblico non sei uno scienziato che lavora in maniera professionale, in maniera completa, perché oggi la comunicazione anche al grande pubblico fa parte del modo di lavorare degli scienziati, non se ne può prescindere. Bene, quindi per gli scienziati o per le altre minoranze culturali molto attive, molto organizzate, questa opportunità riempie dei vuoti. Ma per chi non è culturalmente molto attrezzato, per chi non è tendenzialmente un grande produttore di cultura, allora il problema è un po' inverso. Per esempio gli Stati Uniti hanno verificato che la quantità di persone che si concentra, quindi si omologa in internet, è maggiore di quello sulla carta stampata. In altri termini, il numero di persone che legge i primi 10 quotidiani negli Stati Uniti è inferiore al numero di persone che frequenta i 10 siti quotidiani. Cioè in rete, paradossalmente, dove tu avessi la maggiore possibilità di diversificare, le persone non attrezzate tendono a concentrarsi, ad omologarsi. Allora guai della una situazione assolutamente diversificata, molto diversificata, e ovviamente il mezzo offre questa possibilità di diversificazione. Dove si andrà? Francamente non lo so, io non penso che scoprirà neanche i giornalisti, tutto sommato succederà come in Italia, che guadagneranno molto di meno, cioè. Ma questo non è come in Italia guadagnano tutti poco, quindi non c'è grande problema. Ma allora, se la rete acquisirà la capacità di attrarre risorse, magari non pubblicitarie, perché non sempre le risorse pubblicitarie poi preferiscono la qualità, tendenzialmente preferiscono la quantità, ma altro tipo di risorse, quindi consentiranno una comunicazione di tipo professionale, che è una delle comunicazioni importanti perché aumenta il tasso di criticità, oppure semplicemente il giornalista non scomparirà, ma appunto diventerà una figura sempre più marginale, ma il comunicatore professionale diventerà una figura sempre più marginale. Ovviamente anche questo creerà delle opportunità, ma creerà anche dei rischi, per cui la prossima volta vi chiederemo con il prossimo libro cosa sarà successo.
dove stai e quella delle domande che fai, dove ti portano. E dopodiché succedono delle cose incredibili. Io dall'Olanda continuo a lavorare su cose che sto facendo in Italia, faccio delle ricerche di materiale italiano e trovo informazioni che da Roma non trovo. Io ho scoperto delle persone, avevo scoperto una persona, quando sono tornato in Italia ho provato a rifare una ricerca col suo nome, non l'ho ritrovata. Quando l'ho poi conosciuto personalmente ho detto io non ho capito come ho fatto a trovarti da Amsterdam. Quindi ci sono dei fenomeni anche strani di questo tipo. Quindi, qual è la lingua della rete? L'inglese è la chiave di volta, inutile che stiamo a farci tantissimi così. Posso consolare, visto che mi sono ripresa la parola, posso consolare il giornalista? Ci sarà sempre bisogno di lui. Io ho ascoltato con molto interesse i commenti dei due colleghi relatori e continuando a fare una serie di riflessioni. Del suo intervento mi ha colpito tantissimo questa riflessione su quanto è durata la posta come mezzo di comunicazione. Però la cartolina di cui parlavo io è roba anni 70 e è cominciata nel 600. È chiaro che la distribuzione della posta non è avvenuta con gli stessi mezzi, dal 600 al 900. Però i tempi sono incredibili. E invece, secondo me, in questo momento un altro grande cambiamento è che non possiamo immaginare il persistere dei modi di comunicazione per tre secoli, perché l'evoluzione che c'è nella tecnologia porta dei cambiamenti, e dei cambiamenti sociali, dei cambiamenti nel modo di rapportarsi molto molto più veloci, e quindi immaginare che un fenomeno perduri per tre secoli non riesco assolutamente a immaginarlo. E sul discorso della preoccupazione del giornalista scientifico, lei dice: perché lo scienziato comunica con il grande pubblico, adesso diventa un dovere, non si può prescindere. Io qui sono molto perplessa, io non credo assolutamente che la situazione sia questa. Lo scienziato non ha nessuna voglia di comunicare con il grande pubblico e mediamente non lo sa fare. Convengo, sia con la voglia sia con la necessità. Se lo fa fare. E qui viene gli americani chiamano il technical writer, e qui viene il divulgatore. Lo scienziato non lo fa. Lo scienziato non si tira indietro di fronte a, anche molto prima, non so, se uno guarda lo scienziato di fronte al brevetto e alla divulgazione e alla valorizzazione del risultato della sua ricerca, è molto difficile che lo scienziato abbia voglia di seguire il suo brevetto e sfruttarlo. Vuole che lo facciano altri, e figuriamoci divulgare. Quindi non è solo lo scienziato c'ha ancora tanta voglia di comunicare tra pari e non investire. È molto stimolante. Io penso, no, è vero, gli scienziati, no, due microfoni, diciamo, gli scienziati ovviamente i meno giovani, i più giovani forse avranno più dimestichezza, immagino, perché vivranno in un ambiente un po' diverso, ma gli scienziati io penso oggi abbiano necessità di comunicare, diciamo, con dei pubblici che non sono esperti, abbiano una necessità che lo vuole oggi, generalmente per esempio, oppure comunicare con il finanziatore, comunicare con l'opinione pubblica quando l'opinione pubblica, se tu per esempio fai biotecnologie, i biotecnologi svizzeri hanno dovuto partecipare a 5 referendum nel tentativo di difendere la loro ricerca. E comunicare con i burocrati di Bruxelles, adesso se non riesci a comunicare con i burocrati di Bruxelles, difficilmente sopravvivi come scienziato. C'è John Simon, che è un fisico teorico che si è occupato molto di sociologia della scienza, in una certa parte dice: quando hai raggiunto una certa fase della carriera, tu passi la maggior parte del tuo tempo, se tu vai a vedere la tua giornata, cosa che non facevi prima, a comunicare con tutta una serie di persone con cui non avresti comunicato prima. Per Paul Dirac, negli anni 30, sosteneva che lui, la sua fisica teorica, ne parlava di fisica teorica con altre 20 persone, non di più, perché era del tutto inutile parlarne con
lui poteva fare le sue ricerche parlando solo con 20 persone al mondo. Oggi nessun fisico può permettersi di parlare solo con 20 persone. Ha necessità di parlare con un numero enormemente importante e crescente di persone che se ne accorgono, che lo voglia o meno e che lo sappia fare o meno. E poi la selezione naturale vige anche nella scienza. Gli scienziati che sanno meglio comunicare con questi pubblici diversi, non solo di loro, ma c'è qualcuno che riesce a sopravvivere bene anche imparando, avendo imparato a divulgare, a comunicare con i mezzi di comunicazione classici. E se noi andiamo oggi a vedere, facciamo una piccola statistica, e vediamo che il numero di scienziati che oggi fanno comunicazione classica, televisione, sui libri, su internet, alla radio, sono molto di più che in passato. Qualcuno è anche persino bravo. Perché io concordo invece con Pietro, a parte che ho avuto un'esperienza personale in cui sono stata trascinata a comunicare per i capelli, perché io lavoro con le punture cellulari, quindi i movimenti animalisti mi hanno acchiappato perché pensavano che fossero la soluzione alla sperimentazione animale, l'alternativa alla sperimentazione animale. Quindi si è aperto un dibattito con questi movimenti animalisti e quindi io ho dovuto imparare un linguaggio, una forma di presentare la materia, che ovviamente la cosa non era così semplice. Le culture sono un sistema, le cellule isolate sono un sistema estremamente riduttivo, quindi bisognava far capire tutta una serie di cose. Benché io sia convinta che ci siano molte speranze in questo sistema, e di fatto sta avvenendo, che riduce il numero degli animali, sicuramente, anche perché le cellule ci permettono di sperimentare su cellule umane, quindi sulla nostra specie, quindi questo è un grandissimo vantaggio, voglio dire, in campo biomedico, farmacologico, tossicologico. Lavorare con le cellule umane ci evita tutta l'estrapolazione dall'animale, da specie a specie, eccetera. Però per farla breve, io volevo dire anche un'altra cosa che secondo me appoggia quanto dice Pietro, perché ormai, proprio per la struttura della scienza che è cambiata, si sta parlando sempre più del fatto che nella valutazione della cosiddetta eccellenza scientifica vadano incluse anche quelle che sono le soft skill, cioè le abilità meno dure, quindi non solo la capacità scientifica, la competenza, la professionalità, eccetera, ma anche la capacità di comunicare, la capacità di sapersi relazionare all'interno del gruppo, perché i gruppi di ricerca ormai, appunto, non esiste più lo scienziato isolato, ma esistono gruppi allargati, e il fatto di sapere convivere in un gruppo senza creare conflitti, senza è una viene riconosciuta come una qualità. Quindi io ormai vengo sempre di più, e in particolare sulla questione di genere, noi stiamo facendo una elaborazione su questo concetto delle soft skill, perché queste abilità soft in realtà appartengono molto più, non dico biologicamente, alle donne, ma alla storia delle donne. Quindi probabilmente le donne attraverso questa storia riusciranno a avere un peso diverso all'interno della comunità scientifica. Poi l'ultima cosa che invece volevo dire è dare una botta a Pietro, al suo pessimismo, nel senso che glielo aumenterò. Io recentemente ho sentito presentare dei materiali interattivi dalla Corning, che è una ditta, che è una multinazionale che fabbrica dei materiali specializzati che noi usiamo in particolare proprio per coltivare le cellule, però loro fanno anche materiali interattivi. E allora una mia collega che ha chiesto quando è che questi materiali, loro hanno fatto una presentazione, se voi andate sul sito della Corning potete vedere questi video meravigliosi in cui su un tavolo bianco si apre il fornello e mentre si apre il fornello si mette la padella, si fa così e si apre il giornale, uno legge il giornale. Allora questa signora, che era molto interessata all'uso di questi materiali interattivi per i soggetti con handicap, eccetera, eccetera, ha chiesto quando è che verranno messi sul mercato, e questo gli ha detto che l'Italia non è un mercato che gli interessa perché non abbiamo la banda sufficientemente larga.
Quindi non solo non li produciamo, ma non siamo neanche dei consumatori. Grazie Flavia per queste parole di speranza. Più le donne. Io vorrei dire tante cose, ma proprio non ce la faccio fisicamente. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Notizia che avevo letto da poco in un giornale inglese, in cui delle università insomma, come Cambridge, Oxford, iniziavano a criticare un po' un certo uso di certi giornali autorevoli come Nature o altri, che costituiscono una spesa, una voce enorme delle spese di tutte le università. E come questo articolo diceva che questi giornali diventano un po' un collo di bottiglia, perché poi a questi giornali si devono riferire tutte le ricerche in modo da trovare una visibilità adeguata attraverso i giornali più autorevoli, e poi gli stessi giornali usano anche molto outsourcing, cioè cercano collaboratori attraverso internet un po' dappertutto. Quindi mi chiedo se poi questa diffusione di internet riesca un po' a cambiare un po' la situazione e a creare dei nuovi mezzi per dare visibilità appunto alla ricerca. Il problema del costo degli, io l'ho accennato ma veramente c'è da dire poco, il problema del costo della letteratura scientifica è un problema veramente molto serio. Le case editrici fanno pagare gli abbonamenti elettronici a delle cifre spropositate, spesso li fanno pagare in funzione della dimensione della comunità di utenti, per cui un'università come la mia, più come la mia Romana Sapienza, sapete un po' grossetta, per fare l'abbonamento a un'associazione scientifica che dovrebbe essere no profit, tra l'altro, americana, che è l'IEEE, che è la più grossa società di ingegneria, deve sforzare qualcosa dove per fare l'abbonamento collettivo alla Digital Library dell'IEEE deve sforzare qualcosa come 120.000 euro l'anno. Allora, se voi ci mettete sopra la Springer, l'Elsevier, questo e quest'altro, voi capite come il problema è veramente molto serio, e ogni inizio di anno, quando c'è da rifare gli abbonamenti, ci si pone il problema di che cosa gestire, perché in un periodo di taglio, perché quest'anno noi ci siamo abbonati alle riviste ma non ai congressi, perché ci avevamo i soldi, e poi in qualche maniera l'amministrazione centrale si è commossa, i soldi sono venuti fuori, anche perché i ricercatori hanno fatto una specie di sollevazione, perché gli stili di lavoro non si cambiano più. Tu non puoi dire a un ricercatore dalla sera alla mattina io non ti do più accesso alla digital library perché non me la posso permettere. Sono cose che fanno riflettere veramente tantissimo, sono quello che nei decenni addietro avveniva con i paesi del blocco socialista, no? Che ci mandavano a chiedere i debriti dei lavori perché loro non c'avevano gli abbonamenti. Ora il fenomeno si sta diffondendo. In Italia sicuramente non siamo i soli ad avere questo problema, dico la mia università, e in Inghilterra hanno fatto un consorzio di università per affrontare questo problema. Il problema è sentito dappertutto, il problema è sentito a livello di Unione Europea. Nel prossimo programma quadro ci sarà un invito esplicito a pubblicare i risultati delle ricerche in luoghi open source. E io spero, il processo è lentissimo, perché questi grandi editori scientifici confidano sul fatto che il loro prestigio è molto alto, quindi nel momento della valutazione della ricerca
l'impact factor delle loro riviste è una cosa che è molto ricercata dai ricercatori, e quindi con questo tengono i ricercatori un po' per la cravatta. E se si riesce ad avere dei luoghi di pubblicazione ad accesso libero, con una reputazione che cresce a livello comparabile con queste altre, il gioco è fatto e questi signori dovranno inventarsi un altro mestiere per pagare il loro affitto. E io spero che succeda, che questo succeda veramente molto presto, perché altrimenti la ricerca sarà davvero strozzata, e soprattutto strozzata in paesi come il nostro, dove continuano a tagliare i fondi. Cioè, non stiamo parlando di decine di migliaia di euro l'anno, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro l'anno per le strutture tipo la Sapienza, sia la scuola, sono parecchie centinaia di euro. Voi del CNR avete avuto per la stessa rivista avete avuto lo stesso problema che abbiamo avuto noi, altre università italiane hanno cancellato. Quindi la situazione è davvero molto seria, e i segnali di virgolette riscossa sono in atto, i gesti di buona volontà dalle grandi case editrici si cominciano a vedere. Non so, l'Elsevier, è notizia di due giorni fa, rende pubblico l'accesso a tutte le sue riviste da 4 anni fa o 2 anni fa, 24 o 48 mesi a seconda della rivista. Quindi perlomeno cominciano a rendere liberi l'accesso alle parti un pochino più obsolete. È ovvio che per certe discipline dire che è a pagamento tutto quello degli ultimi 4 anni vuol dire è a pagamento tutto, perché 4 anni la ricerca è più infinito, se non è meno infinito, dipende da dove guardi l'asse del tempo. Quindi ci stiamo, diciamo, il fenomeno è connesso con quello trattato dal libro, e qui però apriamo un discorso che diventa enorme sul pubblicazioni open access o per converso il problema molto molto grosso dei costi altissimi delle pubblicazioni scientifiche. Dei risultati prima che la comunità scientifica li validi è un rischio, sì, perché nel momento in cui c'è una comunicazione anche tra pari più aperta, questo può accadere, no? Che diciamo, i risultati non sono convalidati, quindi cominciano a circolare e possono anche produrre appunto, no, una eco nella comunicazione più di massa prima che siano effettivamente fondati. Quindi ci sono anche quei diversi livelli della comunicazione scientifica, appunto. Secondo me si sono proprio
dall'altra il processo di revisione che i risultati hanno avuto prima di essere pubblicati, perché diciamo il problema a cui accennava lei, se arrivano facilmente accessibili i risultati che non sono stati validati da nessuno, noi possiamo avere fenomeni come le gallerie lungo 700 chilometri, a costo zero, che arrivano da fonti autorevoli ma non validate scientificamente, o articoli scientifici che non sono validati ancora scientificamente, come questo che parla dell'orino con la velocità della luce, poi si scopre che c'è un errore nel sistema di misura. Quindi i fenomeni ci sono tutti e due con i loro pericoli. Per questo dico, serve sempre di più spirito critico, sempre di più sapere cosa stai facendo. Cioè, il fatto che esistono dei luoghi open access dove lo scienziato può depositare il suo risultato anche prima che venga validato, il ruolo che viene descritto nel libro molto bene, che fa questo archive, questo è molto usato questo della ricerca, diciamo, il suo risultato lo butta lì e poi lo manda a una rivista per un normale processo di revisione scientifica. Se lo supera, la rivista lo pubblica, ossia il fatto che è apparso su questo luogo non conta come una precedente pubblicazione, quindi lo pubblica. Ora si spera che dopo la validazione dei revisori il risultato sia più affidabile, magari ci possono essere anche delle campate, quelle stanno lì solo sulla responsabilità di chi ce l'ha messa e nessuno per avere una data sul momento in cui un'idea, una data. Una volta si faceva con la letteratura grigia, le note tecniche del tuo istituto, intanto facevi quelle e ci mettevi una data e poi aspettavi i termini di investigazione. Adesso lo metti su web e intanto la gente comincia a leggerlo e c'è una data. Interventi
o qualcuno di voi vuole dire ancora qualche replica? Se così non è, io direi che non è facile sapere dove andremo. E questo non ce lo dice questo libro e non ce lo diranno neanche i prossimi. Si è parlato molto di tempo in questi vostri interventi. Avrete letto tutti quella notizia in cui si parla dei tempi di percorrenza in una città, che sono oggi circa di 7 km l'ora ed equivalgono esattamente ai tempi di percorrenza di una città nel 1700. Quindi, se da una parte non è facile sapere dove andremo, dall'altra forse è facile sapere dove resteremo. E per citare un autore che è stato già citato riguardo alle nostre competenze, che è John Zeiman, lui diceva che il filosofo conosce everything about nothing e lo scienziato nothing about everything. Quindi quello che dicevi tu della difficoltà e dell'unione, della eccessiva specializzazione sempre crescente da una parte e della necessità di una, non la cambierei superficialità, ma come dire omniconoscenza in qualche modo. Secondo me internet esalta queste due cose. Da una parte ci consente di sapere everything about nothing e dalla parte ci consente di sapere nothing about everything. Scusatemi ancora per questa mia pessima conduzione che comunque ha mosso a pietà molti di voi. Ringrazio infinitamente Gigia Carlucciello, Pietro Greco e Roberta Bartoletti che ci hanno regalato questo pomeriggio molto intenso e molto anche divertente. Ringrazio tutti voi per essere venuti e intervenuti e vi invito a un piccolo aperitivo che è nella stanza accanto.